In a previous episode in the channel, the head coach of the Bulgarian national team Silvano Prandi explained how to organize the attack after a good or perfect reception. You can watch this video following the link in the info box in the top right corner. Now it's time to have a look at another important topic. How to organize the attack when the reception is not good and especially when it is at the third meter. Сега започваме с организацията на атака, когато посрещането е знак или топки около трети метър. Devo anche dire che praticamente tutte le situazioni con ricezione vicina a rete, da zona 4 a estrema zona 2, hanno potenzialmente le stesse possibilità di vincere. Perché potenzialmente? Perché dipende dalla quantità di lavoro che noi facciamo su ciascuna situazione. È chiaro che se noi lavoriamo tanto con la ricezione in zona 2-3 e lavoriamo poco con gli altri tipi di attacchi, allora la nostra efficienza in quei tipi di attacchi diminuisce. Questo è un concetto molto importante, non dare prevalenza di tempo di allenamento a una sola situazione. Allora, vado avanti nella presentazione delle situazioni perché per me è l'argomento più importante di tutto questo webinar. Vediamo quando la ricezione si stacca da rete. Questo è un esempio di ricezione snack o esclamativa, diciamo tra i 2 e i 3 metri di distanza da rete. L'animazione ci mostra le 4 soluzioni di attacco. In questo caso, il primo tempo migliore è proprio la 7 e la pipe sarà in mezzo tra l'alzatore e la 7. Qui potete vedere un esempio di ricezione, snack e sistema di attacco. Ok, abbiamo usato la 7 come migliore soluzione di primo tempo. Najdobra возможност за атака в тази ситуация. E io credo che sia la soluzione migliore in assoluto. Per questo noi la alleniamo in questa direzione.